Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Ciao a tutti amici di Aliper Viaggiare, la nostra prima uscita del 2023. Siamo nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, siamo esattamente a Cupra Alta, subito sopra a Cupra Marittima, che potete ammirare. Esatto, scorcio di mare, siamo ovviamente al 3 gennaio, appunto buon anno anche da parte mia, giornata tiepida perché comunque sono quasi 15 gradi. E il sole splende finalmente dopo settimane di nebbia nordica. Ok, procediamo all'esplorazione del piccolo borgo di Cupra Alta. Siamo all'ingresso quindi di quello che deve definito Cupra Alta, e che in realtà si chiama il borgo di Marano, che è uno dei piccoli borghi costruiti sui colli subito sopra il mare, che costituiscono appunto il nucleo di Cupra Alta. Il borghetto che inizialmente sembra piccolo arrivando invece ha la sua bella estensione. Comincia ad avere i primi sintomi della fame. Visto l'orario, che è quasi mezzogiorno, e comunque a sua discolpa ieri sera non ha cenato, quindi diciamo che è sacrosanta la fame. E niente da fare, il mare. E ti allarga il cuore, ma che bellezza! E ti allarga il cuore. Alta è già un bellissimo benvenuto in questa zona marchigiana della provincia di Ascoli Piceno. Abbiamo già in programma diverse visite, escursioni, città, borghi e castelli da visitare. Questo è il primo. E quindi alloggeremo poi dove? Grottamari, altro piccolo borgo marittimo costiero della zona, a pochi chilometri da qua. Siamo al 13 gennaio, le temperature in questo momento sono a circa 15 gradi, l'aria è calda e sembra più marzo inoltrato che gennaio. Piacevole, ma purtroppo un po' anomalo. Procediamo nei vicoli della
del piccolo borgo, che piccolo tanto non è. Alcune case sono state appena restaurate e altre invece, come succede spesso, sono ancora in corso di recupero. Però in generale sembra che ci sia la volontà di recuperare abbastanza di questo borgo. L'ingresso molto carino del borgo. Si intravedono sulle colline circostanti i borghi che saranno teatro delle nostre prossime escursioni. Vediamo un po' il sentiero che ci porta ad avere una vista d'insieme di Cupralta, veramente spettacolare. Rientriamo nel borgo e proseguiamo la nostra esplorazione sull'altro vicolo che riporta poi verso il parcheggio e alla macchina per la nostra prossima meta. Qua abbiamo la torre pendente che non è proprio come la torre di Pisa, dato che questa l'hanno effettivamente dovuta puntellare perché questa se ne veniva giù. Peccato. Bel vedere che si allunga sulla costa e anche, credo, in parte sul borgo. Eccoci qua. Questo è Cupra e questi sono i resti della cinta muraria con dietro l'autostrada. Sì, ah, che umido, si scivola. Mi sono appena quasi fottuto un ginocchio per una scivolata, però che sarebbe stato l'inizio perfetto della vacanza. Sopravvissuti alle discese scivolose, terminiamo praticamente la nostra escursione di Cupralta con questo scorcio di ciò che resta del castello / cinta muraria. Ok, abbiamo quasi finito, siamo sopravvissuti anche all'ultima discesa scivolosa. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.